È tutto pronto, le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco e allora diamo lettura delle formazioni partendo dalla Fidelissandria con Paparesta, Massaro, Basile, Cirillo, Graziano, Lullo, Magnifico. Non c'è Sangue Dolce, un problema fisico per lui nel riscaldamento, gioca Di Nunno, poi Calamita, Lattanzio e Leonetti. A disposizione di Mister Tota, Fuzio, Cascione, La Forgia, Erminio, Tarricone, De Lucia, Lo Russo, Di Schiena, Pirelli, Liso, Marzulli e come detto appunto Sangue Dolce. Per quanto riguarda invece la Juve Stabia, le scelte di mister De Martino sono Maresca tra i pali, poi Picardi, Sigismondo, Puolo, Marzuillo, Nemolato, Musto, Aruta, Romilli, Damiano e Balzano. A disposizione di mister appunto De Martino ci sono Belardo, Mottola e Laiache, Martire, Mele, Cacciottolo, Leone, Tassiero, Esposito, Maglione, Di Lorenzo e Minasi. Partiti, dai ragazzi, andiamo a vincere, parte il match. Pressing di Damiano, palla che termina in fallo laterale, allora è Simone Romilli all'indietro per Marzuillo. Marzuillo carica la conclusione, la palla scheggia la traversa e termina sul fondo. Ferma, si accentra, sciabolata, a cambiare gioco dall'altro lato dove c'è Romilli, si è buttato dentro intanto Marzuillo. Romilli prova lui la conclusione con l'esterno, termina sul fondo il tiro. Lissandria, primo turno che ovviamente riguarda, attenzione però qui a Lattanzio che salta Picardi, Lattanzio area di rigore, Lattanzio la mette in mezzo, la chiusura, è un gol questo di Puolo, trova Musto, va Musto, la mette in mezzo, Musto, secondo palo, non ci arriva Duta, ci arriva però Marzuillo, la controlla, poi salta un avversario, cerca poi invece il Nemolato, conclusione che termina sul fondo, peccato. Fischia l'arbitro, dai ragazzi, andiamo a vincere. Attenzione al contrattacco della Fidelissandria, il servizio in area di rigore per Leonetti che subito mette in mezzo di testa, la palla resta lì, errore di Puolo e il gol del vantaggio di Calamita. Eccolo Maglione sul pallone, Maglione prova a sfondare, Maglione, area di rigore, Maglione, qui c'è la strattonata su Maglione, il cross di prima intenzione, il pallone dentro, Leonetti, ottima. Leonetti esce, Biagio ci meno mette male. Una pezza a Biagio. Sigismondo la fa battere, rischio qui, attenzione, pericolo con nuovo entrato in area di rigore, poi la conclusione, Biagio Maresca per la Fidelissandria. Parte Cirillo, Biagio! Ci mette la pezza Biagio! Ci mette la pezza Biagio! A festeggiare nonostante la sconfitta il passaggio del turno, è finita! È finita! E la Juve Stabia passa il turno!